Ciao a tutti e benvenuti sulla rubrica del cuore, Love, Love, Love. Questo è uno spazio dedicato appunto per tutte le vostre storie d'amore, quindi se vi va potete scrivere sui nostri social, su urbanweek.it oppure su Facebook, Instagram o Twitter. E quindi questo è uno spazio appunto dedicato a voi e anche a noi. Parliamo d'amore. E l'amore, parliamo oggi di un amore un pochettino visto a 360 gradi. Prima di amare qualcun altro sicuramente dobbiamo amare noi stessi. Per amare noi stessi dobbiamo essere radiosi, gioiosi. Ecco, ricordiamoci questa parola qui, gioiosi. Dire gioioso, gioire per tutto. Gioire la mattina, quando ti svegli la mattina, ringraziare di alzarti, di vedere il sole, di fare colazione, di avere la persona accanto, amata, o anche se sei solo, va bene, arriverà un messaggino carino, una cosa da fare ci sarà sempre, ma gioire di tutto ciò che abbiamo, non di quello che non abbiamo, stare bene con noi stessi. Nel momento in cui noi stiamo bene con noi stessi, è come la legge dell'attrazione, se noi stiamo bene, attraiamo tutto quello che ci circonda, quindi sia nel lavoro, nell'amore, qualunque cosa facciamo nella vita, tutto questo ci porterà solo benessere. Quindi da oggi iniziamo a ricordare questa parola di gioia, gioire per tutto ciò che ci circonda, stare bene con quello che abbiamo, senza stare male lì a pensare, ah, ma io vorrei quello, quell'altro, no. Gioiamo già per quello che abbiamo, ringraziamo per tutto quello che ci circonda, per tutto quello che abbiamo, senza, non per pensarlo solamente, ci dobbiamo credere realmente. Nel momento in cui noi siamo così e stiamo bene con noi stessi, vi assicuro che tutto cambia in qualunque settore, quindi anche nell'amore. Quindi da oggi pensiamo soprattutto a stare bene noi. Se stiamo bene noi, facciamo stare bene chiunque altro e anche chi è vicino a noi, ve lo assicuro. Love e gioite. To be mine.